Gli alberi sono la nostra vita. Ci danno l'ossigeno e ci nutrono. Dobbiamo agire a loro favore e non a loro discapito. Grazie, signori adulti, che ci avete regalato questo mondo inquinato. Mi rivolgo a voi, voi politici e voi persone normali. E ancora grazie a tutti quelli che si comportano male. Sto parlando anche con te, credi di non avere colpe? Anche tu sei colpevole di questo mondo che sta andando a pezzi. Non importa se butti una cartaccia per terra o hai una fabbrica senza i depuratori, in qualche modo, più o meno degli altri, stai rovinando il mondo. Se ci pensi bene, l'uomo è l'unico animale che sta distruggendo l'ambiente in cui vive. Nessun altro animale lo fa. Cosa vuol dire questo? Che l'uomo è stupido? Che è più stupido degli altri animali? L'uomo non è affatto stupido, è intelligente. Forse l'uomo è troppo intelligente e a volte questa intelligenza diventa presunzione. Ed è questa presunzione che lo porta a pensare di poter risolvere sempre tutto, ma non è così. Speriamo che questa volta non sia arrivato il famoso punto di non ritorno. Dovremmo rispettare di più la natura, anche perché è di essa che ci nutriamo. La natura ci dà una mano. Diamogliela anche noi. La natura è sempre con noi, basta chiamarla. Dobbiamo andare incontro alla natura. Profe, potrai bere? Sì, va bene. E tu, non usare questa, usa piuttosto questa. Salviamo l'ambiente. Questa bottiglia serve per poterla riempire più volte e non avere il rischio di dover buttare quella di plastica. Buttando la plastica possiamo far del male alla fauna del nostro lago. Avete ragione. Salvaguardiamo il mondo e cambiamolo insieme. Sono questi piccoli gesti che possono fare la differenza. Però questi piccoli gesti dobbiamo farli tutti. Il mondo è anche tuo, ci abiti, è la tua casa. Non la sporcare, trattala bene e tratterai bene te stesso. Li conosci questi? Usali! Con piccoli gesti, insieme, salveremo il mondo. Vai lì dove ti porta il cuore, segui l'istinto. La natura siamo noi, rispettiamola.